Bene, buonasera, siamo al decimo appuntamento di questo programma di retroscena che il Teatro Stabile organizza in collaborazione con l'Università di Torino. Abbiamo qui la professoressa Federica Mazzocchi del DAMS che conduce questo nostro incontro dedicato allo spettacolo che ha debuttato ieri sera con Gianluca Ferrato, protagonista esclusivo, sul testo di Massimo Sgorbani, che è venuto per il nostro incontro, l'autore, drammaturgo, sullo spettacolo dedicato a Truman Capote, sulla figura del grande scrittore americano Truman Capote. E quindi do la parola alla professoressa Mazzocchi, rammentando che questa volta sono soprattutto gli studenti medi che sono pubblico di buone speranze, che sono venuti per prepararsi allo spettacolo che vedranno venerdì prossimo, mentre gli universitari in questo caso forse non sono così folti. Vabbè, ma qualcuno arriva. Ecco, la parola alla professoressa Mazzocchi. Grazie mille Pietro per le tue parole. Intanto molte grazie a Massimo Sgorbani e a Gianluca Ferrato che ci dedicano il loro tempo. Abbiamo un'ora di conversazione insieme, quindi io riduco veramente al minimo le mie parole perché desidero ascoltarli, abbiamo molte cose da chiedergli e vi ricordo che gli incontri di retroscena sono incontri aperti, quindi chi lo desidera può naturalmente intervenire senza alcun problema. Uno spettacolo molto interessante, quello che abbiamo visto ieri al Gobetti, che rimarrà in scena fino a domenica, quindi per fortuna insomma, ci sono un po' di repliche, la possibilità di partecipare. Un testo molto bello, quello di Massimo Sgorbani, che conosciamo anche, ricordiamo, insomma, ha scritto moltissime cose, ma forse l'ultima, ecco, c'è la sua la raccolta dei suoi testi edita da Ugo Libri, è recentemente uscita Pietro, l'archivio inesauribile del Centro Studi, insomma, immediatamente produce documentazione per fortuna, luogo preziosissimo, e recentemente è uscita anche l'edizione degli Innamorati dello Spavento che abbiamo visto anche a Torino, mi sembra l'anno scorso, alle Colline con Federica Fracassi. Ma veniamo a questo spettacolo, come dicevo, molto molto interessante. Gianluca mi sembra, mi confermava appunto, che è un po' all'origine di questo progetto, poi appunto la drammaturgia è stata affidata a Sgorbani, ma è un po' il generatore, il propulsore, a partire immagino da una sua passione, un suo interesse letterario per le opere e anche per la figura privata e pubblica di Capote, che è davvero un pezzo del Novecento. Vorrei infatti chiedere subito a Gianluca un po' questo, come nasce, ecco, questa idea di un monologo su Capote. Buonasera a tutti intanto, grazie di essere qua. Dunque, è sempre un po' difficile dire per quale motivo, da un punto di vista proprio pratico. Sicuramente sulla strada di Truman Capote mi ci hanno messo le due interpretazioni cinematografiche. La prima di Philip Seymour Hoffman, con la quale il grande attore americano, morto tragicamente, vinse l'Oscar, e la seconda, altrettanto straordinaria, che devo dire a me piace di più, di Toby Jones, dell'anno successivo, di un film che si chiama Infamous, protagonisti Toby Jones, Daniel Craig e Sandra Bullock. E queste due interpretazioni, squisitamente quindi cinematografiche, mi hanno fatto pensare che erano straordinarie questi due attori e che sarebbe stato bello raccontarlo, tra virgolette, su un palcoscenico, la sua vita
e quello che ha vissuto è così estremo in qualche maniera, in un modo o nell'altro, nella vita privata e nel pubblico, che forse c'erano tantissimi spunti per raccontare una figura così emblematica di un certo periodo storico, di quell'America, della morte del sogno americano, ecco. E quindi, perché lui certamente è uno che l'ha distrutto il sogno americano, lo ha amato e si è immolato per questo sogno e poi lo ha fatto a pezzi. E quindi nella coincidenza ha poi voluto che il giorno in cui Philip Seymour Hoffman decidesse di mettere fine ai suoi giorni, io fossi a New York. E quindi ricordo di aver portato un fiore davanti a casa di Philip Seymour Hoffman e avere deciso, forse in quel momento, perché c'era una signora che aspettava di mettere un fiore, mi disse che lei lo aveva vissuto la grande epopea di Truman Capote, lei era lì in quella New York negli anni 60 e che Philip Seymour Hoffman aveva restituito a questo Capote una grandezza e una dignità che l'avevano molto commossa. Questo fatto qua sicuramente incise nel mio desiderio di portare avanti quest'idea che io avevo già nella testa. Quindi il giorno dopo andai a visitare la sua casa di Brooklyn, dove è rimasto da vivere per tantissimi anni, prima di andare a vivere a Manhattan, e di lì questa è stata un po' la genesi di tutto questo. Poi si trattava di mettere insieme tutti i pezzi di questa cosa, che non era cosa semplice naturalmente. Però piano piano magari lo racconto come è avvenuto nel corso di questo incontro, vi racconto che cosa è successo. Però la genesi è questa, è sicuramente legata a New York, è sicuramente legata alle due grandi interpretazioni cinematografiche, più americana una, più europea quella di Toby Jones, che è un grandissimo attore inglese. Grazie mille Gianluca. Ecco, volevo domandare a Massimo, con una personalità come quella di Gianluca, che è un performer, un cantante, insomma, non è un attore di prosa, diciamo, nel senso riduttivo della parola, ma appunto un rapporto con il teatro musicale, insomma, una storia nota. Ecco, proprio a partire dal suo talento, da un, appunto una... interprete come Gianluca, questo ha condizionato in qualche modo, ha modellato poi la tua scrittura, hai avuto in mente già una serie di scelte che hai fatto nel testo, per esempio c'è il ballo, c'è un rapporto molto importante con la musica e appunto volevo chiederti se appunto il testo dialogava fin dalla sua origine con il suo tipo di performatività. E poi ancora, poi ti lascio subito rispondere, mi ha incuriosito molto il sottotitolo, un western rosa, che mi piacerebbe ci spiegassi. Cosa devo rispondere? Che ha influito? No, perché in realtà... Allora, quello che puoi fare è non puoi parlare male di me come invece fai di solito. Questo non lo puoi fare. Però mi sembra che dire che non ha influito mi sembra brutto. Non ne porrebbe a tuo favore, insomma, vedi tu. No, contenitivo nel modo di dire le cose. No, ma non ha influito assolutamente, anche perché sì, poi ovviamente mi sono documentato su, non l'avevo mai visto, so quello che ha fatto, ma no, non ha influito perché mi sono concentrato su Truman Capote e cercato di ricostruire, non ho cercato di ricostruire perché questa non è una biografia teatrale, non mi interessa più di tanto e non credo che in generale siano interessanti le biografie teatrali, perché esistono delle bellissime biografie vere e proprie in cui se il lavoro è quello della documentazione dell'informazione si può fare molto meglio su quelli, perché poi ovviamente un libro avere un'estensione di 400 pagine e di tanta informazione, mentre uno spettacolo necessariamente è più ridotto, e poi le informazioni, insomma, in uno spettacolo si tratta di elaborarle più che darle, no? E quindi è stato già abbastanza complicato districarsi in tutta la materia biografica e letteraria di Capote. E il fatto che ci sia musica e ballo, mi aveva colpito, ti ricordi Gianluca che avevo detto,
che lui, Capote, in effetti aveva preso delle lezioni di tip tap, era un ballerino un po' dilettante, ma gliel'ho detto e lui mi ha detto, ma te parlo tip tap. Negli incastri che poi in effetti sono andati a combaciare con alcune attitudini e attività vere e proprie di Gianluca. E la musica vabbè, fa parte di quel momento, cioè che ero, credo che quel tipo di musica, Col Porter, è un po' la colonna sonora, diciamo, naturale di quegli anni, di quelle feste, sì. Di quelle serate, no? Quindi no, insomma, si è trattato appunto di trovare delle felici coincidenze tra il lavoro di Gianluca e questo personaggio. Del resto credo anche che il fascino che Gianluca, l'interesse, il fascino che Gianluca, che la figura di Capote ha esercitato su Gianluca forse derivasse anche da questo, certo, tipo di, no? Certo. Di atmosfera che gli diventa intorno. Ah, e Western Rosa... Ma perché io soprattutto per scimmiottare Bernard mettevo sempre dei sottotitoli, no? Cioè non sempre, c'era Agio della verità e un'eresia, poi cosa c'è? C'è tutto scorre una fatalità, il narratore della nostra camera è un epicedio, questo fa figo perché tutti sanno cos'è un epicedio. E allora che ho voluto... No, però in realtà adesso, a parte gli scherzi, a volte il sottotitolo io lo metto come una specie di suggerimento al lettore, allo spettatore, non tanto per una chiave, per carità, che non è intenzione, però un'indicazione in più per un orientamento, ecco, un orientamento per di letture e di visione. Cioè nel senso che qui... Il western chiaramente fa riferimento a uno dei temi importanti di tutto il testo, che è quello della violenza e dell'uso delle armi, no? Cioè di questa America armata, sempre con la pistola in tasca, e Rosa invece alla versione apparentemente pacifica, ma non troppo, che Capote stesso dà di questo contrasto, mi sembrava che raccontasse quell'America armata in questa forma invece trasfigurata nella figura di Capote nel suo essere, come dice, nel pettegolo, no? La letteratura come pettegolezzo, la letteratura come festa, però dietro la quale continua a premere questa idea dell'America invece armata e violenta. Il lavoro di scrittura, come ti dicevo prima, mi ha affascinato molto la selezione dei punti di vista, la scelta di quali momenti della storia americana raccontare attraverso Capote. C'è una galleria di momenti, di snodi fondamentali, dalla morte di Kennedy, non dico troppo perché in molti non l'hanno ancora visto, quindi cercherò di non svelare troppo. La strage a Bel Air. Come hai proceduto con questa selezione, sempre a partire da questo centro, fulcro della violenza? È stato un po' la tua bussola per selezionare poi i momenti, i passaggi del testo? Ma sì, decisamente, perché poi a parte che, almeno per come capita a me, quando mi riesce di scrivere un testo, che poi non è detto che sia un bel testo, però almeno mi riesce, che è già qualcosa, le cose vanno un po' da sole, no? Cioè, trovato, diciamo così, un punto di partenza, si porta dietro quel che segue, non c'è una riflessione a monte, non c'è una premeditazione. Certamente, una volta messo in forma di scrittura questo tema della violenza, dell'America armata, le cose sono un po' di conseguenza. Abbiamo anche tolto, hanno tolto, ma giustamente, testi quasi tagli, ma anche altre occasioni. Da lì in avanti si poteva andare fin troppo oltre, nel senso, comunque l'America, diciamo che io parlo dell'America. No, poi non parlo solo dell'America del dopoguerra, perché a questo punto lui dice che l'America nasce con un grande genocidio, ed è così in effetti. C'è la presenza anche stessa nella Costituzione americana, sia del diritto alla felicità, no? Che il diritto però all'autodifesa,
è uno qualcosa che fa parte strettamente della storia dell'America, no? E comunque sia la storia del dopoguerra, anche in Europa e nel mondo in genere, vede sempre l'America come lo protagonista di una certa aggressività, in nome di cosa? Di buoni principi, però esercitata sicuramente attraverso un interventismo forte anche a livello medico, insomma, non solo. E le figure dei Kennedy le ho incrociate chiaramente attraverso anche la presenza dell'interlocutore, che non si può dire chi è, vabbè. Quindi, quindi lì siamo andati naturalmente. Charles Manson forse può sembrare una forzatura, ma anche lì non lo è, perché l'altro grosso tema che viene fuori attraverso le figure di Capote è questo della fama, della celebrità, altro aspetto di questa America. E sappiamo, abbiamo anche i nostri casi nazionali, per carità, di assassini che hanno a un certo punto acquisito una grande fama, addirittura dell'ammirazione da parte di alcuni fan. Pietro Maso, no? Proprio in questo momento. Proprio Pietro Maso pensavo in questo momento. E essendo questo l'altro, uno degli altri temi, quello della fama, ecco che allora è un Charles Manson che diventa quasi un'icona, no? È arrivato un po' di conseguenza. Poi chi altro c'è? Vabbè, c'è John Lennon. John Lennon viene ucciso dal suo fan, da uno che lo adorava, e lo uccide. Scusa Massimo, volevo dire una cosa che mi ha molto colpito vedendo la mostra di David Bowie, fatta dal Victoria and Albert Museum. La sera in cui Mark Chapman uccide John Lennon, in un teatro di Broadway, David Bowie stava recitando The Elephant Man e Mark Chapman aveva comprato un biglietto per la sera dopo, perché se non fosse stato smascherato e non avessero arrestato, la sera dopo avrebbe sparato dalla prima fila del teatro per uccidere Bowie. E io l'ho scoperto vedendo la mostra di Bowie, dove c'era proprio questo frangente di lettera di Mark Chapman che arrivò in camerino di David Bowie dicendo che quella sera sarebbe toccato a lui. Quindi questa lettera arrivò nel camerino di Bowie, rimase in una casella, non le venne data quella sera, la sera precedente in cui Mark Chapman uccide John Lennon, e la sera dopo, quando poi Bowie prese la posta che veniva data dai fan, trovò questo biglietto di Mark Chapman in cui disse: troppo tardi, stasera tocca a te. Pensate cosa tremenda. No, ma guarda che la lista dei... La Jodie Foster è un'altra che è stata, no? No, ma di quelli che hanno subito gli attentati, non tutti andati magari a un festival. Certo. Andy Warhol ha subito l'attentato, no? E poi anche soltanto i presidenti, quanti sono? Reagan, Lincoln, no? Giusto? A partire proprio dalla origine. Persino la vincitrice di X Factor in America è stata uccisa quest'anno, eh? Te la ricordi? L'hai detto tu? Questa ragazza giovane vince X Factor, questa pianista giovanissima, fa una di quelle serate tipiche che fanno i vincitori, cioè va in un centro commerciale enorme, firma autografi, mentre ha fatto un piccolo concerto, una specie di showcase, quando finisce lo showcase comincia a firmare autografi, questo tizio gli si avvicina e gli spara e la uccide. Quest'anno è successo, cioè nel 2016, quindi cioè... Tra l'altro c'era anche un altro episodio che appunto questo fatto che ritorni l'arma puntata anche contro se stesso, non mi ricordo come si chiamava quel politico che negli anni 80 si sparò in bocca davanti alle telecamere, sì, perché era stato accusato per una questione di corruzione, comunque di... Quello è un esempio in cui torna questa pistola, questa violenza, questa volta rivolta a se stessi. Rivolta a se stessi. È qualcosa che fa parte evidentemente di un immaginario, di una cultura, da cui sempre questo. Che si lega però anche al titolo, poi in realtà, paradossalmente, no? In modo. Al titolo Questa cosa è chiamata amore? Beh, quella è la traduzione di un pezzo di Cole Porter. What is this thing called love? Che è un grande pezzo che hanno fatto tutti, davvero tutti. Sì, perché appunto è come poi dice
Truman Capote in uno spettacolo, quest'amore può rivolgersi anche, trasformarsi in una sorta di odio o comunque di aggressione. Cioè il fatto di avere un idolo che qua totale è irraggiungibile può a un certo punto pervertire questo tipo di ammirazione in una sorta di antagonismo che arriva fino al desiderio di distruggere questo idolo, no? Come è successo appunto a John Lennon e a tanti altri, questi episodi, questo che citava adesso Gianluca. E come forse in fondo anche Capotti stesso quando scrive Preghiere esaudite, no? Volevo fare una domanda a Gianluca, dunque, ci hai detto che il tuo, che hai molto ammirato l'interpretazione dei Capotti fatti dai due attori che segnalavi prima, però tanto il tuo Capotti è molto autonomo e anche rispetto alla corporeità di Capotti stesso, perché noi ormai oggi attraverso la rete possiamo accedere immediatamente alla memoria, proprio alla corporeità, alle interviste, a come parlava, a come camminava, insomma, vediamo che insomma, riusciamo ad avere immediatamente una Capotti a portata di mano. Faccio il tuo lavoro saggiamente, secondo me è anche molto più interessante perché rifiuta l'idea del calco e procede con dei percorsi autonomi. Ecco, mi chiedevo come hai cominciato a mettere le fondamenta del tuo Capotti sul piano proprio performativo, corporeo, che cosa ci racconti? Sì, allora devo dire che in realtà è una domanda molto interessante. È stata una grande preoccupazione per me questa, perché, come dire, Truman Capote nell'immaginario è quello. Cioè, se una ragazza si mettesse a fare Raffaella Carrà, non so come dire, nell'immaginario collettivo la Carrà in un certo modo, anche se è un simbolo pop completamente diverso. Però anche Truman, con questa rotondità che aveva, questo corpo che si muoveva tutto insieme, non so come spiegare diversamente, questa voce di bambino in questo corpo rotondo, questa voce mai cresciuta, non femminile come facilmente sarebbe identificabile, no, una voce proprio da bambino che fa molto, stride tanto in questo corpo. Ed è stata una grande preoccupazione questa per me. Cioè io ho fatto fatica a disincagliarmi da lì, perché io l'ho guardato tanto, l'ho studiato tanto, e questo, devo dire, mi dispiace che non è qui, ma lo devo a Emanuele Gamba, il regista, che è un uomo di grande intelligenza, che a un certo punto, quando io mi dibattevo in questa cosa come un animale in gabbia, mi ha cominciato a dire: non ti devi preoccupare, non ti devi preoccupare, offri la tua voce, offri la tua fisicità, vedrai che troverà un punto di tangenza con Capotti. Invece io mi ribellavo a questo, dicevo no, forse invece la dobbiamo trovare questa vocalità. E invece poi mi accorgevo che dopo 4 minuti era una noia pazzesca se io facevo quella roba lì. Cioè se io cercavo di imitarlo, allora è un linguaggio che può funzionare al cinema perché i due sono stati straordinari in questo, ma a teatro per 90 minuti come è questo ring di questo spettacolo non avrebbe mai potuto reggere. E quindi me ne sono fregato a un certo punto, ho cominciato ad andare per la mia strada cercando di tenere delle cose che lui faceva, per esempio il certo accavallamento della gamba, questa roba che aveva con le mani continuamente, in qualunque intervista lo trovate sempre così, le mani, ecco, ho cercato di dare un uso delle mani che potesse, ma non copiarlo, ma ricordare un certo tipo di cliché, vogliamo dire così, di quella modalità di comportamento. Poi il resto è un po' venuto da solo, le parole mi hanno naturalmente molto aiutato, le parole di Massimo, però sicuramente aver visto tanti video, tanti filmati, tanta roba me lo ha fatto digerire in qualche modo, no? Mi ha fatto mettere dentro delle nozioni, delle informazioni, e poi da questo io ho cercato di elaborare attraverso la mia sensibilità, se c'è il mio talento, insomma quello che è,
quello che ho cercato di metterlo a disposizione con coraggio, ecco, con tutta non la verità, perché non è una parola che mi piace tanto, ma con la verosimiglianza possibile. Me l'ha insegnato Castellitto questo, quando dice sempre: ma non preoccupiamo della verità, preoccupiamoci della verosimiglianza quando facciamo le cose. Che lo trovo molto intelligente come punto di vista per un attore. Mi sembra Aristotele prima di Castellitto. Io sono pop e cito le cose pop che conosco. Lapidario l'autore. Vabbè, ma certo, lui è qui per fustigare. Figurarsi quando io cito la Carrà, lui salta. Il drammaturgo tira le briglie. Sì, certo. No, però, insomma, ecco, devo dire, la verosimiglianza è stato forse il tentativo maggiore di avvicinarmi a questa immagine. Poi, sapete, la gente che viene, al pubblico che viene, non è che tutti sanno, anzi quasi nessuno sa, molti non sanno neanche chi è Ettore Bancapotti, parliamoci chiaro. Cioè, non è che la gente dice: chi? Ma chi? Non ho capito, è uno che fa dei pomodori, non so cosa fa, le attività. E quindi, per cui la gente non sa neanche che cos'è Ettore Bancapotti. E quindi non c'è neanche, non è che faccio una cosa che dici, sai, è talmente nella memoria collettiva che mi devo preoccupare. Qui no, perché insomma davvero i cultori sanno come quelli un po' âgé se lo ricordano, ma generalmente i ragazzi, per esempio, possono venire affascinati, essere affascinati da questo mondo, da questo buttare in faccia questa verità in maniera anche, no, come acido. Questo forse, ma non credo l'immagine. Sempre restando sulla costruzione del personaggio in scena, quindi sul tuo lavoro, il testo è complesso, insomma, è, sì, dicevamo, con punti di vista molto diversi e tutti molto densi. Qual è per te la cosa più difficile rispetto a questo lavoro su Capotti? Cioè, ci sono degli appuntamenti nello spettacolo, gli aspetti, cioè, se vuoi dircelo. Sì. Allora, dico il più bello, dico quello che tutte le sere aspetto come un bambino Gesù bambino, che è il momento nel quale il tavolo si allunga davanti a me e io faccio questo ideale ultimo grande colloquio con Perry Smith, uno degli assassini dei Clutter, quello che con questo efferato gesto diede la stura alla scrittura di A Sangue Freddo. Quella pagina lì è una delle pagine più belle che io abbia mai recitato in teatro, unita a quella dopo di pagina, quando lui fa tutte le considerazioni sul fatto che Perry Smith è stato l'uomo più importante della sua vita, più di Jack Dampy, con lui, con cui lui è stato fidanzato 21 anni. Quelle due pagine sono un patrimonio inestimabile, secondo me. La parte più ostica, ma sicuramente perché arriva dopo un po', è la parte, diciamo così, politica. Quella quando io comincio proprio a dire quello che diceva Massimo poco fa, che i nostri eroi sono uomini con la pistola e noi siamo un popolo di assassini. Tutta quella parte lì è stata quella per me più difficile da digerire, ma credo proprio attorialmente, nel senso che arriva dopo più di un'ora e tu sai che devi tenere molto desta l'attenzione, perché arriva il gran momento finale, poi si scivola verso questo grande finale di Charles Manson, dei Beatles, che è molto bello, molto importante, molto... però quella parte lì, ma perché è uno snodo dello spettacolo, no? Dove sai che lì ti giochi il set finale, e quindi è quello, è l'appuntamento che aspetto di più al varco, quello che ancora adesso mi fa abbastanza effetto fare, mi fa abbastanza impressione farlo, cioè mi crea un sacco di grattacapi e mi dà tormento quella parte lì, ecco. Generalmente tutto mi dà tormento in questo testo. Ma perché credo che sia il tormento una delle chiavi per un attore che decide di stare là sopra da solo, perché la, come dire, la solitudine è indipendenza sul palcoscenico, eh? È fredda la solitudine, però diventa anche
è un silenzio magnifico la solitudine su un palcoscenico, sai che se non parli tu non parlerà nessuno, e quindi nessuno ti potrà sostenere, e quindi è tortuoso il percorso ed è appunto molto un tormento farlo, però anche una cosa meravigliosa, insomma. Io lo dico sempre che è lo spettacolo più bello che ho fatto nella mia vita, l'occasione più bella che ho avuto, e sono molto contento, devo moltissimo di questo a mia sorella Barbara, perché è stata lei a dirmi che se stavo cercando uno scrittore per un testo su Truman Capote dovevo andare dal migliore, e il migliore è Massimo Scorbani. Io non lo conoscevo, nel senso avevo letto delle cose sue, sapevo di certe cose, avevo letto questo Angelo della Gravità perché era un testo molto importante, e sapevo di questa Innamorata dello Spavento, avevo letto una cosa molto bella, però l'ho chiamato, mi sono fatto dal numero di telefono, l'ho chiamato e l'ho incontrato a Milano, e di lì è cominciato tutto, anche vincendo una sua naturale diffidenza, perché lui non sapeva niente di me, e quindi non mi conosceva, non sapeva cosa avessi fatto, insomma. Io, e poi non era così neanche affascinato da Truman, però devo dire Massimo è una persona ruvida ma molto intelligente, moltissimo. Mi ha detto: va bene, guarda, leggerò una cosa, rileggerò una cosa, e poi mi chiamò dicendo che aveva letto, riletto Colazione da Tiffany. E devo dire una cosa di Massimo, che è quella che dico sempre in ogni occasione. Ha scelto di scrivere questo testo quando la Pergola non c'era ancora, quindi quando l'istituzione non c'era ancora. Uno dei 7 teatri nazionali è quello che ha prodotto questo spettacolo, ma quando io sono andato da lui non ce l'avevo. E quando lui mi ha detto di sì, la Pergola non c'era. Per cui poteva finire anche in una situazione veramente un po' più di arrembaggio. E lui però quando ha deciso che lo poteva fare, ha avuto un'idea prima che avrebbe potuto portare a termine, invece l'ha ricambiata anche quell'idea, perché aveva avuto, ti ricordo, un'idea iniziale, molto bella, ma poi questa molto più forte, molto più diretta, quindi poi si è convinto da scriverlo, però sono certo che ci vorranno molti anni prima che io incontri un altro testo come questo, perché non è che si diventa grandi o vecchi, che è la stessa cosa, non sapendolo, che non è facile incrociare un testo molto potente, nuovo, scritto, è quasi un piccolo miracolo questa cosa che è accaduta, cioè, per come vanno le cose in questo paese, dove se non hai una nominalità acclarata è difficile salirla sopra, se ti chiami in un certo modo non ti sto a elencare gli attori, quelli che vanno da soli là sopra li sapete benissimo, ma è forse meglio di me, però insomma se non ce l'hai questa nominalità, andare da solo da sopra in un teatro importante che ti produca, ma non è materia semplice, in questo devo dire, questo le fa molto onore, gli fa molto onore. Decisi di scriverlo appunto quando ancora tutto questo doveva avvenire, ma in nome e per conto del fatto che si era deciso che questo personaggio straordinario poteva essere raccontato. Scusate, sono un po', io spiego molto, perché mi piace farlo così, chi non l'ha visto deve venire a vedere, magari un po' di più sa, magari un po' più viene incentivato. Naturalmente chi desidera intervenire, chi vuole, così mi aiutate nella conduzione. Una cosa volevo chiedere a entrambi, che mi ha affascinato molto sempre della drammaturgia e anche di come la recita Gianluca. Cioè questo rapporto dell'artista con il potere, che è uno dei punti forti della scrittura di Sgorbani in questo testo, mi sembra. Cioè l'idea che l'artista entra nelle stanze del potere, ne descrive il funzionamento, il meccanismo, questo gli permette di stare all'interno di un contesto del grande denaro, del grande appunto, potere economico, sociale, eccetera, ma nel momento in cui devi appunto e comincia a depositare uno sguardo critico su questo contesto, viene immediatamente azzerato, emarginato, e viene, che è stata un po' la parabola di Truman Capote, no? L'idea che, e anche questo mi sembra un filo che tiene insieme
la storia interpretata da Gianluca e anche l'interlocutore, non diciamo chi è, che ha avuto lo stesso contatto con... volevo chiederti appunto, chiedervi se anche questo elemento che poi si intreccia con il tema fortissimo della diversità, che ti permette poi anche dei momenti di improvvisazione, ieri ti sei scatenato. Ieri proprio... ma ormai faccio delle cose che non facevo. Ma me le prendo con le prime file, quando parlo dei fluidi corporei, ormai faccio mi prendo delle licenze veramente... da cabaret, spero con la K però, ecco, insomma, non con la C. No, è vero, è così. Cioè, il rapporto di Capotti con questo potere, da un lato è ambivalente, dall'altro segna quasi un percorso, no? Quasi che ci fosse un'intenzione di infiltrarsi, per poi denunciare il mondo che ti accolto. Però questo è proprio anche un altro aspetto di una cultura americana, cioè questa di un'accoglienza, quella di un'integrazione, che però è sempre un'integrazione irrisolta. Adesso poi lo viviamo anche noi, più in prima persona, in Europa e in Italia. Cioè la diversità così detta, in che modo e a che prezzo può essere accettato. E Capotti esprime anche questa contraddizione di un'accoglienza, di una appunto tolleranza, che è una parola ambigua anche questa, no? Come lo diceva Derrida, no? Contestava questo uso della parola tolleranza, e che fa sì anche che il tollerato, il diverso, a un certo punto vada incontro a una perdita di identità in favore di chi lo accoglie, no? Quello che dicevo quando sono andati alla Holden, no? Quando Lacan parla del fatto che il desiderio è sempre il desiderio dell'altro in due sensi, cioè io desidero l'altro, ma faccio mio anche il desiderio che l'altro ha di me. Quindi è un processo di identificazione che a un certo punto crea quantomeno una spaccatura, che è quella che vive Capotti e che si risolve poi con questa ribellione finale, quasi volersi riappropriare quell'identità al di là del desiderio dell'altro. Scusa, per me non ci sono, eh. E quindi adesso sì, è un altro tema, appunto, che anche l'interlocutore. No, non mi sto seguendo l'interlocutore. Vabbè. Ah sì, ma poi. Diciamolo, ma. Tanto si capisce, sì, vabbè, il discorso fila, segue la stessa sorte, al punto che addirittura arriva a trasfigurarsi sia anche fisicamente oltre che anagraficamente, no? Prendendo un altro nome, prendendo un nome cosiddetto d'arte, così come il nome d'arte era quello di Truman Capote, che era Truman Strike for Person, e quindi anche attraverso il bisogno di un travestimento proprio in senso anche fisico, no? Mutazioni fisiche. Lo stesso Capote a un certo punto dice, nello spettacolo durante la festa, no? In bianco e nero, dice: io sono già travestito, io sono travestito da Truman Capote, no? Proprio in questo senso. Sì. Bene, un'ultima domanda ancora, perché siamo direi in chiusura, se non ci sono interventi dalla platea. Ancora un'ultima domanda per Gianluca. Quindi in un certo senso il percorso è anche un percorso politico, potremmo dire, di un Capote politico molto richiedente per noi oggi, visto che ci troviamo insomma in mezzo a una serie di questioni, alcune di quelle anticipate appunto da Massimo appena adesso. Ecco, volevo una tua valutazione anche sul peso, no? Perché Capotti passa, tutti lo conosciamo anche per il grande autore di A sangue freddo, eccetera, ma permane comunque ancora un certo cliché del Capotti brillante, dandy,
tutto di superficie, insomma, poi basta aprire un momento a sangue freddo e tutto questo svanisce, però diciamo il personaggio Capote ci è stato consegnato un po' così, ecco, insomma, quindi volevo chiederti un commento anche su... Ma sicuramente poi, come dire, non so come dire, il modo di stare al mondo diventa automaticamente politico. Anche il fatto che lui e Jack non hanno mai votato una volta nella loro vita è un senso politico di stare al mondo. Certamente nella sua vita ha preso il sopravvento tutto il glamour, il bisogno di affrancarsi da quello che era per essere quello che avrebbe voluto essere. Quindi insomma quello è l'aspetto che certamente più di tutti ce lo consegna dalla storia, cioè il fatto che lui abbia desiderato infinitamente non essere quel ragazzetto dell'Alabama, ma diventare newyorkese a tutti gli effetti ed essere accettato, amato da tutte queste persone che si facevano vanto di essere suoi amici e a cui lui da cui lui raccoglieva delle confidenze estreme molto spesso. Quindi è quello certamente l'aspetto che più di ogni altro in Truman Capote ha un peso grandissimo, anche poi nell'ammazzarlo quel mondo lì, perché cioè, veramente è un atto anche di, non so se di coraggio, io mica lo so questa cosa di preghiere esaudite cos'è stato. Io credo che non puoi appartenere davvero a un mondo se ne provieni da un altro completamente diverso e se nessuno ti ha insegnato come stare in quel mondo lì. Lui veniva da una famiglia di poveracci, cioè veramente, la madre era una che lo abbandonava, come racconta il testo, tante volte nelle camere dell'albergo lo chiuseva dentro e poi lei andava a fare quello che doveva fare. Quindi insomma non credo che quel mondo mai lo abbia accettato tra virgolette sul serio. Faceva ridere, era un grande personaggio, era un grande entertainment, quindi va bene, però non puoi mai assomigliare davvero a Gianni Amarella Agnelli. Non puoi a Gloria Vanderbilt, non puoi assomigliare agli Agnelli se sei nato nell'Alabama e mediamente sei stato chiuso nelle camere d'albergo, sei omosessuale, ma chiami le cose con il loro nome, perché quel mondo che lui ha frequentato era pieno, no, di finocchi. Però Marlon Brando, a cui lui dedicò un libro tratto da una sua intervista mentre lui girava Sayonara, che lui andava a intervistarlo, disse che se lo avesse incontrato mai in qualunque luogo l'avrebbe ammazzato di botte, perché Capote insomma disse delle cose di Marlon Brando che per il macismo di Brando certo non facevano, ecco, molto effetto. Anche Errol Flynn, l'attore Errol Flynn, di cui Capote raccontava le misure non esattamente delle sue mani ma di un altro elemento del corpo che vi faccio immaginare, e la moglie di Errol Flynn non era, credo sia stata tanto contenta di questo. Suonava al piano non con... c'era uno che suonava al piano non con le mani, esatto. Errol Flynn che suonava al piano. No, e come lui tanti altri, insomma. Un tasto alla volta, sì, certo, eravamo di... Però ecco, la cosa bellissima proprio di Truman è proprio questo, cioè, e anche questo è politico, cioè nel senso il chiamare le cose con il loro nome. Siamo così disabituati, no? Adesso accendiamo la televisione e guardiamo tutti quelli che si esibiscono politicamente, c'è una tale, come dire, ambiguità. Io li guardo e dico, oddio, ma non ho tanto capito che cosa voleva dire, che messaggio voleva mandarmi. E invece lui aveva questa grande prerogativa bellissima, che è quello che mi affascina moltissimo, questa volontà di dire la verità, la sua, poi magari celata da altro, è chiaro che sarà l'uno, la verità se la giusta sempre un po', però certamente non le è mancato il coraggio di fare nomi e cognomi. Li ha fatti, li ha spiattellati, ha pagato un prezzo altissimo per questo, ma sono abbastanza sicuro che la vita di Capote è proprio cambiata, lo dice anche il testo di Massimo a un certo punto, quando parliamo di A sangue freddo, dice, ma dopo A sangue freddo tutto è sempre andato peggio di lì in poi, perché credo che questa vicenda con Perry Smith, l'assassino, uno degli assassini dei Clutter, abbia cambiato la vita di Perry. Credo che non si sia poi mai più ripreso
perché in definitiva soltanto se Perry Smith veniva ucciso lui poteva chiudere a sangue freddo, però di fatto quando poi ha chiuso il libro e ha avuto quello straordinario successo che è stato a sangue freddo, da un punto di vista proprio emotivo, pratico, sentimentale della sua vita, credo che sia stato un momento e di lì in poi terribile tutta la vita di Capote dopo questo fatto, dopo la morte di Perry Smith. Dell'altro gli importava molto meno, anche se tra l'altro c'è un fatto che il titolo A sangue freddo ha due, è da intendersi in due modi, no? Tanto che quando i due condannati erano già stati, diciamo, già nel braccio della morte, vennero a dire che questo era il titolo che lui voleva dare al libro, si offesero e dicevano: come? È stato nostro amico e adesso ci definisci fondamentalmente assassini. Sì, a sangue freddo. Lui dice: a sangue freddo ha un altro significato, cioè lo Stato che, eseguendo la pena capitale, uccide a sangue freddo, perché chiaramente non agisce per legittima difesa, ma sulla. C'è forse anche un terzo, aspetta, quello che dici tu, che è il sangue freddo di Capote che fa diventare questa materia una materia letteraria, quindi la raffredda. Forse Capote questo non lo dice, ma mi viene da pensare che ci sia sì, questa. È probabile. Una sorta di inconscia autodenuncia. Sì, certo. Sono tanti, cioè è un titolo che offre il fianco a essere interpretato davvero in tante maniere, oltre ad essere un libro meraviglioso. L'altro giorno Franco Cordelli, il critico del Corriere della Sera, mi ha scritto. Stava all'ospedale, ma mi ha scritto: è la terza volta che leggo A sangue freddo, è la terza volta che lo riprendo, ma non ho finito di leggere e lo trovo un romanzo vicino alla perfezione. Se vi capita, se non l'avete letto, se volete farvi un regalo, leggete A sangue freddo. È veramente un romanzo meraviglioso, come dice mia sorella, le 95 pagine di Colazione a Tiffany, che sono un esempio davvero di perfezione, di sintesi, di linguaggio meraviglioso. Ma sangue freddo è una grande rivoluzione nella letteratura, sangue freddo, grandissima. Se non l'avete letto, vi consiglio di leggerlo, perché non riuscirete più a leggere Patricia Cornwell o Jeffrey Deaver, vi assicuro, e neanche quell'altro, uno bravissimo che scrive tanti romanzi, quello molto dai, Stephen King, perché insomma l'efferatezza che è contenuta in A sangue freddo, ma anche la sentimentalità di A sangue freddo fa di A sangue freddo veramente un grandissimo capolavoro, secondo me. Bene, ci sono le... Sì, c'è una domanda? Scusi, volevo chiedere, come analisi, c'è ammirazione verso questo personaggio, critica, distacco, come siamo messi? Che bella domanda. Difficile, mi ha spiazzato. Allora, sicuramente l'ammirazione mi deriva dal fatto che mi piace molto questa roba di dire le cose, di chiamare le cose col loro nome, di fare nomi e cognomi. Sarà che nessuno li fa più, no? E allora questo mi fa molto effetto. L'ammirazione per essere stato un omosessuale con quella forza e quella sua roba bella di raccontare, di dire, di vivere, di viversela questa cosa in una maniera quasi indisciplinata, anzi assolutamente indisciplinata, soprattutto per quegli anni. E questo me lo fa ammirare molto. Poi certo tutta la questione che riguarda i suoi cigni, tutto quel mondo lì, a me per esempio quel mondo lì non affascina. Cioè il mondo dei ricchissimi, Gianluca Ferrato non mi affascina, perché sono mediamente nato povero, quindi non credo che il riscatto passi per quella strada lì personalmente, però credo che quella sia una delle ragioni del massacro che lui ha avuto, e quindi questo aspetto meno, no, però giudicare no, mai, ma non mi permetterei mai, ma neanche un personaggio, anzi devo dirle la verità, è un personaggio che mi ha permesso di togliermi un sacco di sassolini dalle scarpe, cioè mi ha permesso di dire delle cose che io forse avrei sempre desiderato dire sul palcoscenico.
riguardo alla vita, riguardo all'omosessualità, riguardo a tutto lo scibile umano. Questo è un testo ed è un personaggio che lo permettono. E allora, insomma, uno ci impiega tanti anni, ma poi ci riesce. Quindi non c'è incanto, ma c'è sicuramente è una grande... Lo guardo anche con una sorta di grande ammirazione. Uno che scrive quella roba lì è certamente uno che la sa, ecco, non so come dirle. Bene, forse possiamo concludere. Grazie. Con questa bellissima sintesi che ha fatto Gianluca Ferrato dello spettacolo che lui interpreta, Repliche fino a domenica qui al Teatro Gobetti. Un grosso grazie anche a Massimo Sgorbani della sua presenza al nostro incontro, alla professoressa Federica Mazzocchi, e ci diamo la rivederci alla prossima settimana. Il prossimo incontro è... Torna qui il nostro direttore dopo i successi napoletani con una inedita, straordinaria edizione del Sindaco del Rione Sanità con una compagnia di giovanissimi, e dialogheranno con il professor Antonio Pizzo. Come sapete, il Sindaco del Rione Sanità è un grande testo di Edoardo De Filippo che è stato riscritto, reinterpretato dalla regia di Martone, ce lo racconterà lui mercoledì prossimo, 22 marzo, qui alle ore 17:30. Sono belli questi incontri, però. sono belli perché, insomma, danno anche la possibilità di raccontarsi a chi ha voglia di ascoltare. Io mi sono dimenticato ieri sera di dirlo, perché sennò il pubblico che c'era ieri sera l'avrei quasi detto. Quasi io me l'auguravo che lo dicessi. Ti diremo sinceramente, la nostra aspettativa, noi siamo grati al pubblico che frequenta questi incontri, vorremmo offrirla come un'opportunità in più per ragionare degli spettacoli con i protagonisti degli spettacoli, cioè dall'interno. Abbiamo la possibilità di ascoltarli, oltretutto con degli esegeti, con dei critici espertissimi del testo, della tecnica dell'attore, come sono i professori del DAMS. E quindi questa formula di incontri organizzati dallo stabile, che programma gli spettacoli, ma li organizza questi incontri con i docenti dell'università, ed essi si mettono a disposizione del pubblico, degli abbonati, dei giovani, degli studenti, è una cosa a cui noi del Teatro Stabile teniamo moltissimo, e siamo veramente riconoscenti a tutti gli attori e i protagonisti della scena che partecipano e accettano. Non tutti amano, non tutti, però il più delle volte sono molto grati poi di questi incontri, e quindi noi ci auguriamo, insomma, che questa buona abitudine si consolidi. Ma poi ci sono un sacco di ragazzi, vedo, è bello. È bello, ragazzi, che voi siate qua e non... Un ringraziamento in particolare. Abbiamo avuto anche una domanda che è stata bellissima dalla signora, e che in genere non è facile che poi qualcuno ti faccia una domanda in queste situazioni. C'è sempre un po' di timore riverenziale, o comunque, insomma, comunque sappiate che la mia giornata è stata magnifica, e adesso Massimo salterà, perché prima di venire a fare lo spettacolo qua, oggi pomeriggio, ho scoperto un negozio magnifico di dischi di vinile. Dovete sapere che io ho una passione smodata per una grande cantante torinese. Albese? No, proprio torinese, nata a Torino. Ah. Che è? Secondo voi chi è? Bravissima signora, lei è promossa a pieni voti oggi, lei 110 e noi. E ho trovato un disco di Rita del 1964 che si chiama Non è facile avere 18 anni, nella sua versione originale, con tanto di libretto all'interno. Ho avuto una specie di sussulto, direi orgasmo, essendo Truman Capote, quindi mi posso permettere di dire tutto quello che voglio. Ma quando questo signore un po' âgé, che gestisce questo negozio, mi ha offerto questo disco, io credo lui abbia visto nei miei occhi proprio una specie di delirio tremens, e quindi sono venuto qua col massimo della disposizione, devo dire, d'animo, perché ho trovato questo magnifico vinile, sono molto contento. E aggiungiamo che per chi non è stato presente, ditelo,
può recuperare qualcosa perché noi riprendiamo gli incontri e li mettiamo sul sito dello stabile e YouTube. Quindi, chi non c'è? E se non avete visto dello spettacolo, venite a vederlo se avete voglia, perché forse queste parole che io e Massimo abbiamo detto e la professoressa e Pietro trovano forse una... veramente vengono... La compiutezza è solo nel assorbire al ruolo di spettatori senza i quali l'attore in scena... Non avrebbe, questo l'ho detto ieri sera a Pietro, l'ho detto l'incontro, però ho detto che noi siamo assolutamente nelle vostre complementari. Mani. Assolutamente, se non ci foste voi noi non potremmo mediamente fare niente. Bene, un grosso grazie a tutti. Grazie a voi.